Mese della Sacra Famiglia. Consacrazione alla Sacra Famiglia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, Maria, Giuseppe, che avete composto la più casta, la più perfetta, la più santa famiglia che ci sia mai stata, per essere il modello di tutte le altre. Io, fare il proprio nome, Rosanna, alla presenza della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e di tutti i santi e sante del Paradiso, oggi scelgo voi e i santi angeli per miei protettori, patroni e avvocati, e mi dono e consacro interamente a voi, facendo un fermo proposito e una forte risoluzione di non abbandonarvi mai, né di permettere che sia detta o fatta alcuna cosa contro il vostro onore, per quanto è in mio potere. Vi supplico dunque di ricevermi per vostro servitore o servo perpetuo. Assistetemi in tutte le mie azioni, e non abbandonatemi nell'ora della morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 28° giorno. I dolci nomi di Gesù, Maria e Giuseppe, il nome esprima l'essere, tutto quello che è, la sua definizione. Non vi sono nell'universo nomi più veri, più espressivi, più belli, né più incantevoli dei nomi di Gesù, Maria e Giuseppe. Dio stesso li riservò per suo figlio e per i suoi virginali genitori, ce li dà il Vangelo. Gesù, Maria e Giuseppe, nomi divini, nomi pieni di misteri e di inesorabili ricchezze, nomi ineffabili che formano le delizie di Dio, la gioia degli angeli, il timore dei demoni e la felicità degli uomini. Nomi, i più puri fra tutti i nomi, senza la più lieve macchia, i più belli, gli specchi più tersi della bellezza di Dio e delle sue perfezioni, i più ricchi, pieni di vita, di luce, d'armonia e d'amore, pieni di sapienza, di grazia e di bontà, pieni dei tesori del paradiso, i più amabili, Dio con noi. Nostra Signora, l'uomo giusto, che significa la purezza di ogni colpa e la serenità di una coscienza limpida non solo dalle colpe che uccidono come le gravi, ma anche da quelle che offendono come le lievi, i più dolci mieli per le labbra, tenerezza per le orecchie, candore per gli occhi, speranza per il cuore, i più santi. In Gesù abita la pienezza della divinità. Maria è l'Immacolata, la piena di grazia. Giuseppe è il ricolmo dei doni dello Spirito Santo. Gesù, Maria e Giuseppe, i vostri dolcissimi nomi sono la nostra delizia, la nostra speranza, la gioia del nostro cuore. Fate che li abbiamo sempre sulle nostre labbra. Fate che non si allontanino dalla nostra memoria. Fate che nell'ora della nostra morte inondino di gioia la nostra anima all'uscita di questo mondo. Esempio, per onorare la Sacra Famiglia bisogna essere sempre e molto riconoscenti a Dio, così faceva appunto Sant'Antonio da Padova. Egli era solito meditare la nascita di Gesù bambino come un immenso beneficio. Una notte di Natale, mentre era assorto in questa contemplazione, gli apparve la Vergine col suo pargoletto appena nato e glielo porge a baciare e quasi pare che voglia lasciarlo tutto alla sua gioia e al suo amore. Oh, istanti di paradiso, come gliene fu poi grato quel santo. Preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O famiglia santa e laboriosissima, fate che lavorando e faticando nel disimpegno dei nostri doveri non abbiamo altra intenzione che di piacere a Dio,
così che possiamo meritare di essere introdotti nella gloria del paradiso. Amen. Pratica, fuggire l'ozio e lavorare con serenità e gioia. Giacolatoria, o Gesù, Giuseppe e Maria, santificate le nostre fatiche.